Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea, volgarmente detto Vidomo, e benvenuti a questo nuovo video. Sì, 5 mesi effettivamente sono un po' tantini. Però dai ragazzi, alla fine sono tornato, sperando di non sparire di nuovo a breve. So che per queste assenze che faccio mi meriterei da parte vostra un sacco di vergate sotto le piante dei piedi, e avreste anche ragione, anche se magari non vi pesino più di tanto le mie assenze, anzi, magari qualcuno vedendo questo video potrebbe anche dire: "Oh, guarda, è tornato Vidomo, ma come ero accorto che era sparito per 5 mesi?" Però è una cosa che personalmente mi dà molto fastidio, il fatto di essermi imposto un impegno e non riuscire a essere continuo nel portarlo avanti. Ah, vi giuro, mi dà un fastidio che non potete immaginare. Anzi, comunque, qualcuno di voi, lo ringrazio, si è accorto del fatto che io fossi sparito nel nulla e mi ha contattato in privato dicendomi: "Oh, ma di video ne fai più?" Qualcuno un po' di tempo fa mi aveva commentato sotto un video chiedendomi un parere sugli Oscar di quest'anno, perché non sapeva come altro contattarmi così, vedendo che non facevo più video. Quindi, ragazzi, ammiro tantissimo questa cosa qui, l'apprezzo davvero tanto che alcuni mi abbiano fatto notare che fossi sparito un pochettino dall'ambiente, ma vi assicuro che ho avuto le mie ragioni e le mie sfighe per sparire. Prima di tutto vi ricordo che l'ultimo video che avevo girato è stato a metà ottobre ed era stato il video in cui James Wan annunciava che avrebbe prodotto la serie TV su Dylan Dog, ed io ero entusiasta all'idea, con alcune riserve, sia chiaro, ma era un'idea che di cui volevo parlare. Infatti non ho perso tempo e quel video, meno male che sono riuscito a girarlo. Perché? Qual è stato il problema che si è verificato nei giorni successivi? Siccome già era passata metà ottobre, qualche giorno dopo mi ero messo a lavorare sullo speciale che avrei dovuto far uscire ad Halloween. Quindi prendo la telecamera, l'accendo e vedo che la batteria, nonostante il cavo fosse inserito, non caricava. E ho detto: "Cazzarola. O se è saltata la batteria, o se è fottuto il cavo." Fatto sta che ormai mancava veramente pochissimo tempo di batteria e non c'era spazio e non c'era tempo per girare un vlog. Anzi, addirittura non ci avevo fatto caso, ma in realtà questo problema si era già verificato il video di Dylan Dog, che non aveva caricato durante la ripresa. Quindi, per fortuna che quel video è riuscito a starci dentro la durata della batteria, perché se no non avrei potuto fare nemmeno quello. Purtroppo nel periodo di Halloween io partivo per qualche giorno, quindi quel video difficilmente sarei riuscito a girarlo, perché comunque tempo che mi fosse arrivato il cavo di riserva, perché inizialmente io ho optato per il cavo perché qualche giorno prima mi era caduto per terra e quindi pensavo che si fosse rotta la batteria interna al cavo, avevo optato per quello. Un po' per via di alcuni impegni non lo ordino subito, quindi dico: "Vabbè, lo speciale di Halloween purtroppo anche quest'anno si salta. Lo prenderò una volta tornato a casa." Una volta tornato a casa, appunto, lo ordino. Mi arriva a casa, lo collego con la telecamera e indovinate, non era il cavo, era la batteria. Avevo puntato sul cavallo sbagliato. Quindi avrei dovuto ordinare la batteria. Il problema è che in quel periodo, per tutto novembre, sono stato impegnato con un trasloco. E quindi non in questa casa, perché se, come potete vedere, è sempre la stessa. Ma e quindi mi ha portato via altro tempo. Poi, soprattutto, anche quando avevo un momento libero, ammetto, non avevo tutta questa voglia di girare, perché comunque già il fatto di dover stare tutto il giorno a portare giù roba, buttarla in discarica, portarla in un'altra casa, ammetto che era un po' pesantino. Quindi perdonatemi, ma la prima cosa che mi veniva in mente una volta tornato a casa o appena avevo un po' di tempo libero non era quello di girare un video. Avevo in mente la stagione di dicembre, comunque dico, era il periodo natalizio, c'erano un sacco di belle uscite, quindi dico: "Recupero con dicembre." Fatto sta che quando mi arriva la batteria, la sostituisco e tranquillamente la telecamera funziona. Però sarà la sfiga, ma anche in quel periodo avevo poco tempo per dedicarmi ai video, perché sarà che era il periodo natalizio, quindi si è un po' tutti impegnati e un po' di varie altre cose si sommavano,
E quindi anche lì non riuscivo a concentrarmi, a dedicarmi a un video, anche perché se devo fare un video in cui sono stanco e che non c'ho voglia, viene fuori un brutto video. Quindi tanto vale non farlo a quel punto. E quindi passa altro e altro e altro tempo. Io speravo di riuscire a fare almeno un video di saluto, diciamo, o a Natale, con lo speciale natalizio, o a Capodanno. Anche se a Capodanno sarebbe già stato più difficile, perché anche in quel periodo ero via, però avrei potuto farlo uscire prima, non c'era alcun problema. Però, ripeto, non trovavo il tempo, e non trovavo il tempo né la voglia in certi momenti. Ma io lo so che in realtà ad avermi veramente fregato furono le famose parole che dissi nel video di Dylan Dog. Vi ricordate cosa dissi? Io dissi che con quel video eravamo arrivati già ad ottobre ai 30 video, che per me è la media di video che vorrei rispettare su questo canale. Io lo so che dal momento che ho detto quella frase mi sono portato una sfiga allucinante, perché guarda caso al 30° video, pom, si sono presentati i problemi, io sono sparito. Sarà una coincidenza per caso? Quindi, dopo tutta questa lunga serie di avvenimenti nefasti che gli antichi assiri erano soliti chiamare Inculatesh, finalmente riuscii a trovare un po' di tempo per me. Avevo anche tutti i mezzi, perché comunque adesso avevo le batterie che funzionavano, il cavetto era nuovo, nonostante quello vecchio funzionasse ancora. Alla fine, qual è stato il problema? Allora, da una parte dovevo cercare lavoro perché, ammetto, sono stato molto impegnato anche in quello, ma anche nei mesi precedenti, perché purtroppo il mio vecchio lavoro non ce l'ho più comunque. Non è che mi hanno licenziato, era scaduto il contratto. Succede purtroppo. E non me l'hanno rinnovato. Capita, capita purtroppo. E quindi sono stato molto impegnato anche a cercare un nuovo lavoro. Dall'altra parte sto lavorando a un progetto mio, distaccato dal canale, che si tratta della scrittura di un fumetto. Sì, sto scrivendo un fumetto, ma mi pare di averlo accennato anche un paio di volte comunque nei vari vlog passati. E siccome appunto ora sono senza lavoro, mi sto dedicando anche molto a quello, perché sia mai che possa trovare qualche sbocco. La vedo dura, ma non si sa mai. Quindi, da una parte cerco lavoro, diciamo, che possa permettermi di andare avanti, dall'altro mi sto concentrando su questo lavoro che mi permette, diciamo, di fare quello che voglio, anche perché comunque è una mia passione. Leggo fumetti, ma mi piacerebbe anche scriverne, solo scriverne, perché disegnare io non sono capace, quindi scrivo i soggetti e le sceneggiature. Magari ne parlerò anche in qualche vlog, chi lo sa. Quindi un po' di tempo l'ho dedicato a quello, ma il problema, secondo me, è stato anche un altro. Ovvero il fatto che ormai, essendo passato così tanto tempo, comunque 3 mesi, avevo perso l'abitudine a fare video. Cioè, mesi fa, quando io, ma a volte mi alzavo la mattina, dicevo: oh, c'ho del tempo libero, giro un vlog, c'è un argomento di cui parlare, ne avevo migliaia, giro un vlog oggi. Ammetto che avevo perso quel ritmo. Cioè, non mi veniva spontaneo pensare: oggi prendo la telecamera e mi metto a fare una recensione o a parlare di un determinato argomento fumettistico, cinematografico o anche generalista. Avevo perso la mano a farli, e ammetto che molti giorni li ho persi per quello, nonostante fossi completamente libero e magari sì, scrivevo un po' per il fumetto, ma potevo anche dire: vabbè, oggi non è necessario, posso dedicarmi un pochettino al canale. Avevo perso la mano, avevo perso la routine in qualche modo, e purtroppo sì, succede. Succede questo perché mi era uscita sta cosa dai ritmi della giornata. E questa cosa qui sì che mi dispiace davvero, perché avevo l'opportunità di poterlo fare, non avevo neanche tutti questi impegni. Già, avevo quelli che ho annunciato, ma c'erano momenti in cui ero anche libero. E non ne ho approfittato diciamo, per curare il canale. Quindi questa cosa qui veramente mi dispiace, ma mi fa anche arrabbiare comunque, perché mi sono perso un sacco di argomenti interessanti, di film da recensire. E questa cosa qui mi dà fastidio, mi pesa davvero tanto comunque, anche perché comunque alcuni di voi mi chiederanno l'opinione. Io dicevo: lo farò, lo farò, lo farò. Sono passati 5 mesi. Vedete voi, poi non è che tutte le richieste sono arrivate ad ottobre così, qualcuna è anche arrivata qualche settimana fa, però mi dà fastidio, diciamo, essermi isolato, allontanato dal canale. Quindi adesso cercherò di riprendere, perché voglio mantenere questa benedetta continuità.
Questo qui era un video molto personale perché di fatto non ho parlato di un vero e proprio argomento, ho spiegato il motivo per cui ero sparito. Questo perché secondo me, magari non, ripeto, non fregherà nessuno, ma era un modo per riallacciare con la gente che mi seguiva. Una cosa un po' intima. Spero in qualche modo di averlo fatto. Comunque, sia chiaro, alcuni argomenti cercherò di recuperarli. Per esempio, come ho detto, uno di voi mi aveva chiesto sotto un video che gli sarebbe piaciuto un mio vlog dedicato a questa l'ultima edizione degli Oscar. Ecco, la vedo un po' dura, ma ti spiego perché, nel caso tu stessi guardando questo video, ma nel caso dovesse interessare anche a qualcun altro, non si sente la spiegazione. La vedo un po' dura perché comunque molti titoli mi mancavano. Io ogni anno non è che riesco a vedere tutti i film degli Oscar in tempo. Alcuni li recupero anche dopo, infatti. Se avessi voluto fare un video sugli Oscar avrei aspettato qualche settimana. Mi manca per esempio anche Parasite per dirvi. Mi mancava Parasite. Sarei voluto andarlo a vedere tipo un mesetto fa, ma ahimè, sappiamo benissimo qual è l'emergenza del momento. Coronavirus, quindi cinema chiuse, anche perché io sono di Milano, quindi quelli della Lombardia sono stati i primi a chiudere. Volevo andarci proprio in quella settimana e ta. Giusto, se è chiaro, sto soffrendo di non poter andare al cinema, ma ragazzi, è giusto così. Per parlare di un altro argomento, è giusto così. Però ammetto che me lo sono perso, quindi non so quanto possa essere interessante il mio parere sugli Oscar di quest'anno. Comunque, io faccio i miei pronostici, ma mi baso su altre recensioni, su un certo sesto senso, diciamo, che un appassionato può avere. Però non so quanto potrebbe essere interessante un mio video sugli Oscar 2020. Se riuscirò a recuperare nel breve tempo anche gli altri film tra i più importanti, allora magari sì, lo farò uscire. Poi, parlando sempre di premi cinematografici, il 18 febbraio sono state annunciate le candidature dei David di Donatello 2020. Io, come al solito, su quello sì che ho sempre fatto il vlog, perché vedo che anche diciamo, è un argomento che è molto seguito sul mio canale, forse anche uno dei più attesi. Vedo che ci sono veramente degli spettatori fissi che ogni anno vengono a darmi i loro pareri durante questa manifestazione culturale. Io sono contentissimo di questo. Ammetto di aver tardato anche addirittura su questo, che di solito sono sempre uno puntuale su quell'argomento, ma per quelle ragioni ho tardato anche per i David Donatello. Lo recupererò anche perché di tempo ne avrò anche per formulare i miei pronostici, perché anche lì ho un paio di film da recuperare, pochi, la maggior parte li ho già visti, comunque ce n'erano un paio che volevo vedere prima di fare i pronostici, ma avrò tempo soprattutto perché la cerimonia doveva essere il 3 aprile, ma sempre per emergenza del coronavirus è stata posticipata all'8 maggio, cosa buona perché comunque di fatto non si sa se questa quarantena finirà il 3 aprile, quindi è stata una buona precauzione posticiparla di un mese. Così avremo anche tutti un po' di tempo per ragionarci su. Io sicuramente per farci magari qualche vlog, anche perché dei film più candidati vorrei fare la recensione. Allora, per esempio, i tre più candidati sono Il Traditore, che di cui non ho fatto la recensione e penso che la farò. Il primo re è quella c'è, e se volete ve la linko già qui sotto, così nel caso voleste vedere quel video. E Pinocchio, Pinocchio che è un film che ho amato, a dicembre volevo fare la recensione e non trovavo il tempo per farla. Quindi approfitterò anche per fare recensioni di film che mi sono perso. Sfrutterò i David per fare appunto, per approfondire qualche film che nel corso di questi mesi e non solo ho saltato. Quindi ragazzi, sono tornato. Vi prometto veramente di non sparire più come ho fatto questa volta. Veramente vi chiedo scusa. Cercherò veramente di essere più presente in questi giorni, anche perché non è che abbia molto da fare, non posso uscire di casa, quindi ragazzi, starò qui con voi. Ah, tra l'altro, voglio farvi vedere una cosa. Sono tornato con anche la maglietta buona adesso per fare i video, perché mia zia per Natale mi ha fatto questa. Bellissima ragazzi, bellissima la maglietta col mio logo. So che non si vedeva fino ad ora perché io tengo la telecamera alta, forse dovrei stare un po' più indietro. Non si vedeva, ma vi assicuro che d'ora in poi terrò su questa maglietta per fare i video. Se farà freddo e sarà inverno, avrò su la felpa, ma sotto avrò questa. Non me la laverò se necessario, così, ma terrò su questa maglietta d'ora in poi.
Voi comunque, adesso che sono tornato, se avete qualche richiesta da fare, scrivetemela qui sotto in questo video. Cercherò, se non riuscirò a fare un vlog per ogni argomento, di rispondere comunque alle vostre domande, dandovi un parere magari su un determinato argomento. Quindi il video finisce qui. Io spero vi sia piaciuto e che non vi abbia annoiato. Se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace. Se non vi è piaciuto, non mettete non mi piace, ma scrivetemi in un commento qui sotto cosa e perché non vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se volete condividete pure questo video. Ma se volete seguirmi da vicino, potete mettere mi piace alla pagina di Facebook e linkerò qui sotto nelle descrizioni. Il video finisce qui, il vostro Idomo vi saluta. Ciao!